Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui al campo Cercat di Torricelli per un'altra grande prestazione dello Sport Mania Cerignola. Mister, grande prestazione, altra goleada, bellissima partita. Sì, abbiamo fatto 6 gol, mi sa. Primo tempo siamo andati nello spettacolo già con 2-0 per noi. È una squadra questa forte, è una squadra che è stata costruita per salire di categoria. Credo che comunque sia i ragazzi che si giocano sono di categoria superiore. Vabbè, anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e dal primo minuto fino all'ultimo abbiamo non solo fatto 6 gol, ma penso che abbiamo fatto un ottimo calcio. Mister, quest'oggi si sono viste le assenze di Bonavita, di Cascella e anche di Giancola. Bonavita squalificato e Cascella e Giancola che sono stati infortunati. Però la squadra non ha sembrato di risentire le assenze. Sì, perché ci sono comunque dei giocatori che riescono a ricoprire più ruoli. Vedi Lepore che a volte gioca terzino, a volte gioca centrale, a volte gioca centrocampista centrale. Però le assenze di Roberto Cascella e di Roberto Giangolo sono assenze, non dico delle grosse assenze per quanto concerne la mancanza in campo, ma anche perché comunque loro sono tutti e due dei due ragazzi under. Questa regola che abbiamo in Puglia, che bisogna giocare con i ragazzi under, in queste categorie si fa sentire. Ecco, lei oggi ha provato di nuovo il 3-5-2 che le ha dato ancora di nuovo soddisfazioni, soprattutto con delle verticalizzazioni su Tucci sulla destra che davano la superiorità numerica in fase offensiva, ovviamente. Sì, vedo che lei è attento anche per quanto concerne, diciamo, la squadra tatticamente come la metto in campo. Sì, ho giocato con 3-5-2 da capo in casa perché voglio farli abituare questi ragazzi a giocare con questo modulo che mi piace, anche perché comunque avendo un centrocampo forte riusciamo a coprire poi dopo nelle rimesse avversarie, quindi voglio far abituare la squadra in questo modo. Tra l'altro domenica scorsa abbiamo giocato da Apricina e dato che siamo rimasti uno in meno abbiamo dovuto giocare sempre a tre dietro, in quel caso abbiamo giocato 3-4-2 e siamo riusciti a rimontare dall'1-0, poi abbiamo vinto 3-1 la partita. Ecco, prossimo impegno è con il Foggia Calcio. Andiamo a giocare a Rudi con la squadra del cuore. Pardon. Sì, sì. Andiamo a giocare a Rudi Garganico con la squadra del cuore fuori casa. Tra l'altro andiamo tra 15 giorni perché domenica prossima la federazione decide ancora di farci riposare. E poi la prossima in casa qui al Cercat giocheremo con il Foggia, che ho visto comunque sia che una squadra, parlavo prima con un dirigente della squadra avversaria. Ho visto che è una squadra che è forte, secondo me la squadra che più mi ha impressionato in questo diciamo spezzone di campionato, perché vabbè, noi abbiamo pareggiato 2-2, ma li ho visti proprio sia qualitativamente che come gruppo forte. È una squadra che ci ha dato fastidio, infatti l'unico pareggio che abbiamo fatto è stato proprio a Foggia. Giocheremo qui in casa tra 15 giorni e spero di poter portare a casa i punti, perché comunque ci tengo affinché quella partita la vinciamo. Certo, recupererà sicuramente gli infortunati anche Giancola tra 15 giorni. Sì, penso che Giancola lo recuperiamo sicuramente, perché ha fatto un'ecografia in settimana e l'infortunio è meno grave del previsto. Penso che da martedì comincerà da capo ad aggregarsi col gruppo e ad allenarsi. Penso che ci vorrà un po' più tempo per quanto concerne Roberto Cascella, perché purtroppo in allenamento ha avuto una forte lussazione della spalla, porta un tutore adesso, lo deve portare per 3 settimane, quindi una volta che lo toglierà poi vedremo cosa succederà. Perfetto, la ringraziamo mister e alla prossima. Grazie. Ci troviamo qui col presidente Sandro Moccia. Presidente, altra grande bella prestazione contro un San Nicandro che non sembrava all'altezza. Sì, io però prima di rispondere alla tua domanda volevo ringraziare te e la redazione tutta di Assi Sportivo, perché siete molto attenti alle realtà sportive della nostra città, quindi vi ringrazio personalmente per il lavoro che fate. Non posso dire della stessa cosa di altri notiziari del web, della nostra città, Notizia Web e Marchio Doc, che non hanno mai sprecato alcune parole positive nei nostri confronti. Non hanno mai fatto nessun articolo, ci tengo questo a precisarlo, perché credo che bisogna far notizia soprattutto quando c'è una realtà nuova nella nostra città. Credo che sia doveroso da parte loro evidenziarla e metterla in risalto, ecco.
Quindi vi ringrazio. Da un punto di vista tecnico della partita rispondo che non abbiamo fatto altro che confermare le nostre qualità in questa prima giornata di ritorno. Il 6-0 di oggi è la prova, magari se ce ne fosse ancora bisogno, di avere una squadra superiore alla categoria. Ecco, dicevamo prima con il mister, commentavamo le assenze anche di Cascella, Giancola e Bonavita, però la squadra comunque non ha sembrato risentirne alla fine dei conti, anche perché sono stati sostituiti degnamente. La forza di questa squadra è la forza di un gruppo. Le assenze sì, ci dispiace molto perché sono ragazzi che hanno dimostrato nelle partite precedenti di essere sempre pronti, però coloro che li hanno sostituiti hanno anche loro dimostrato di essere all'altezza. Ripeto, è una squadra che fa del suo punto forte il gruppo, l'unità del gruppo insieme all'allenatore, quindi chiunque gioca dà spazio e dà la possibilità di portare a termine il risultato. Altra grande e bella prova di Tucci, che è un under, un 90, praticamente uno sportmania che vede giovani, diciamo, punta sui giovani anche. Sì, sarà questa la prerogativa anche per il futuro, far giocare i giovani soprattutto, e abbiamo iniziato quest'anno e continueremo a farlo. Tucci, così come gli altri under che sono, come Merlicco e altri, non fanno parte di una squadra dove punta ad evidenziare i ragazzi. Benissimo, la ringraziamo Presidente sia per i complimenti sia per l'intervista, è stato gentilissimo e alla prossima, sicuramente continueremo a seguirvi perché siete una bellissima realtà sportiva e anche cerignolana, grazie. Grazie. Ci troviamo qui con il jolly della squadra, Vincenzo Lepore, altra grande e bella prestazione della sua squadra, della tua squadra, soprattutto altra goleada. Sì, abbiamo una squadra molto unita per fortuna, i risultati si vedono grazie al mister che ci ha creduto fino adesso. Ecco, prima il mister commentava soprattutto le tue qualità, che dove ti schiera comunque giochi bene, soprattutto fai sempre il compito a te assegnato. Beh, per fortuna ho queste, diciamo, piccole qualità che riesco a gestire ogni ruolo al meglio. Però diciamo che tutto sommato, anche con delle assenze importanti come Bonavita, che diciamo ho coperto un po' più o meno il suo ruolo, ma siamo riusciti a conquistare la vittoria, che è importante. Sì, infatti una squadra che comunque non ha sembrato risentirne dell'assenza di Bonavita, Giancola e Cascella, e tu comunque giocando a centrocampo nei tre, soprattutto nella parte sinistra del campo, essendo tu piede sinistro, poi ti trovavi molto meglio. Diciamo ambidestro, non completamente sinistro, però comunque niente, l'importante è che siamo riusciti a conquistare questa vittoria. Il prossimo impegno è fuori casa con il Rodi Garganico, come lo preparerete? Beh, il mister penso che già da adesso, da domani, inizierà già ad opprimerci nello spogliatoio, di restare già concentrati per domenica. Come sempre daremo sempre il massimo. Perfetto, ti ringraziamo e alla prossima, grazie.